E adesso vi parliamo di Svenotten, ossia il popolare ballerino dello spot della Tim. Sono sicura che se vi dicevo Svenotten ballerino e basta non capivate nemmeno di cosa stavamo parlando. In quanto lui è veramente il volto dell'antidivo per eccellenza. Pensate che non ha nemmeno una pagina Facebook personale. Ma chi è quindi Svenotten? Beh, difficile dirlo di lui, sì, sa solamente che è tedesco. Abbiamo provato anche in Germania, ma insomma anche lì abbiamo trovato poche informazioni. Compare su un video come Just Some Motion JSM del 2012 e per uno spot della Decathlon 2 ed è subito successo improvviso e inaspettato, oltre 2 milioni di visualizzazioni. Ma il grande successo arriva solamente adesso grazie allo spot della Tim, dove il ballerino si esibisce nella sua danza dai ritmi ipnotici che gli sono già valse oltre 32 milioni di visualizzazioni globali. Mentre il brano su cui Steven Otten balla la sua danza ipnotica è del DJ austriaco Parov Stelar. Il vero nome è Markus Furedered, 42 ettari anni. Ma in questo brano c'è anche qualcuno che conosciamo bene. Infatti la coreografia è di Brian Bullard, che probabilmente al grande pubblico non dirà molto, ma si tratta proprio di quel Brian del duo Brian e Garrison, dove ovviamente questo ultimo è il coreografo di Amici Garrison Rock L. Scrive di se stesso Steven Otten: ciao ragazzi, il mio nome è Sven, ma sono ben più noto come Just Some Motion. Ho 28 anni e la danza è la mia più grande passione. Sulla mia pagina di Facebook troverete tutto ciò che riguarda il mio stile di danza, neo swing, news, aggiornamenti, tutorial di danza e tutto il resto della mia vita come ballerina. Sono sempre stato interessato a imparare nuovi passi di danza, così a pochi anni fa ho iniziato a guardare tutorial YouTube e praticato tutte le mosse che mi piacevano. Ma invece di limitarsi a copiare quello che ho visto, ho deciso di combinare diversi passi e stili, creando il mio stile molto personale che ho chiamato Neo Swing. Il mio ballo potrebbe essere meglio descritta come un mix tra Melbourne Shuffle, Tettonica, Revolution and Charleston, che si adatta perfettamente alla musica swing elettronica da artisti come Parov Stelar o Yami Eberry. Dopo un anno di pratica, ho caricato il mio primo video su YouTube, solo per mostrare la mia famiglia e gli amici quello che avevo in mente. A loro piaceva così tanto che il mio amico ha postato su Reddit, che ha cominciato la mia carriera. Ho fatto altri video, che da oggi hanno più di 32 milioni di click e ho avuto la possibilità di ballare in uno spot televisivo. Così tante persone volevano imparare la mia danza che ho deciso di fondare il JSM Dance Academy, dove ho pubblicato 10 lezioni di danza su come imparare le mie mosse. Scheda di Steven Otten. Foto del ballerino Steven Otten, Just Some Motion JSM. Nato in Germania. Nato nel 1988. Residente a Monaco. Altezza 1,83 metri. Occhi chiari.